C'è confusione quest'anno sulla gestione dei pan e vin dell'Epifania. Dopo gli anni che qualcuno ha chiamato del proibizionismo, legati al divieto assoluto di bruciare sterpagli e residui delle potature invernali, da marzo del 2014 sembrava tutto tornato alla tradizione. Merito della legge regionale del 20 marzo, che autorizza la combustione in campagna come del resto si faceva da secoli. Ma come sempre accade, con la nuova norma ogni comune ha iniziato a procedere in ordine sparso, come ad Arcade, dove per il sindaco Presti la limitazione rimane e riguarda quello storico della piazza principale. Nel mio comune sì, è l'unico autorizzato, poiché ovviamente comunque per fare questa manifestazione c'è una commissione che il sindaco presiede, di cui fa parte altre figure professionali che garantiscono che la manifestazione venga fatta comunque nella più assoluta sicurezza. Tutte le altre cataste non potranno essere accese, almeno nel territorio di Arcade. Via libera invece a Villorba, per l'unica accensione di cataste consentita di notte. Per tutti gli altri giorni, in campagna si potrà bruciare solo alla luce del giorno. A Maserada un'altra normativa, falò liberi ma solo se si è presentata comunicazione per tempo, altrimenti con le faville multe salate in arrivo. Scendendo verso il Sile, le limitazioni da parte del parco, che consente solo le manifestazioni storiche, vengono in parte addolcite dal comune di Silea, dove i falò di lunedì notte saranno liberi e senza limiti, ma attenzione, area del Sile esclusa. E in questa situazione l'indicazione del governatore Zaia per tutti i trevigiani non può che essere questa. Pane e vin avanti tutta, io come sempre sono solidale e ne inaugurerò più che posso, perché sono convinto che i pane e vin non fanno male a nessuno, anzi risvegliano l'identità veneta e vedo un sacco di mamme che portano i bambini, quindi il mio applauso va a tutte le mamme. Quest'anno l'invito è fare i pane e vin con le famiglie e quindi ancora più bambini.